E oggi vediamo le rotazioni. Come esempio di trasformazione geometrica e dimostreremo che sono di geometria. Intanto vediamo qual è la definizione. Come la simmetria assiale è definita in funzione, cioè basandosi su una retta, l'asse di simmetria. La simmetria centrale è definita basandosi su un punto, centro di simmetria. Le rotazioni sfruttano due enti, un punto che sarà il punto attorno al quale avviene la rotazione e un angolo di rotazione, ok? Quindi la rotazione che prende il simbolo ρ, rotazione, dipende da due enti, o centro della rotazione e alfa angolo di rotazione. Quindi, ripeto, per definire la rotazione viene caratterizzata da due enti, centro e l'angolo. Questa trasformazione geometrica manda P nel punto P', che posso chiamare ruotato rispetto a O, nel seguente modo. Supponete che questo sia P, ok? Il punto P', normalmente, ripeto, l'angolo di rotazione va inteso nel senso anti-orario, l'orientazione degli angoli, perché se parto da P posso ruotare in senso anti-orario o in senso orario. Okay. Se non dico niente, la rotazione si intende in senso anti-orario. Quindi, ripeto, congiungo P con O, il punto P' lo trovo prendendo un segmento P' O in modo tale che P O sia congruente a P' O, cioè questi segmenti sono della stessa lunghezza e l'angolo P O P' è proprio l'angolo alfa che mi definisce la rotazione. Quindi P va a finire in P' per rotazione di centro O e di angolo alfa, quest'angolo misura alfa. E questa è l'ipotesi? No, questa è la definizione di rotazione. La definizione di rotazione è una serie di istruzioni, proprio volendo chiamarle come vanno chiamate, che ti dicono, dato P, come trovi il P'. Che procedimento devi seguire? Questo definisce la trasformazione. E per trovare il P' devo conoscere due cose. Il centro rispetto al quale ruoto e di quale angolo ruoto. Chiaramente se sposto, chissà se... Io provo sempre ad aiutarmi con GeoGebra, ma mi riserva sempre delle sorprese. Vediamo se stavolta funziona. Prendiamo un punto nel piano, qualsiasi. Ok, vediamo se ce la facciamo. Ecco, voglio chiamarlo O. Rinomina, lo chiamo O. Ed è il mio centro di rotazione. Poi prendo un altro punto, questa volta lo chiamerà A. Adesso voglio ruotare A rispetto a O di un angolo alfa, quello che qualsiasi. Allora facciamo così, traccio il segmento OA o la semiretta, quello che preferite, il segmento qua. E poi trovo qual è la semiretta sulla quale individuare A', cioè il punto ruotato, e voglio che si formi un determinato angolo. Facciamo finta che voglio che ruoti di 30 gradi. Allora seleziono angolo di data misura e devo individuarlo per due punti, O, A. E voglio, qui mi propone 45, vabbè, ci va bene 45 in senso anti-orario, che è quello positivo. E lui mi dice, guarda, il tuo punto è questo qui. Quindi vado su segmento, congiungo O
e aprimo, misuro la distanza, se ce la faccio, sì, o a 3,99 o aprimo 3,99 e l'angolo alfa in senso antiorario è quello che mi serve per la rotazione. Chiaramente, fissato l'angolo, se io spostassi O, anche A' cambia. Quindi perché gli angoli sono rotazione. Gli angoli servono a definire anche rotazione, non sono solo rotazione, ma posso interpretarli come tali. La rotazione dipende non solo dall'angolo, ripeto, ma anche dal punto, perché se cambio il punto rispetto al quale ruoto, A' cambia. D'accordo? Se cambio l'angolo di rotazione, questa V è più o meno aperta, quindi cambia l'effetto della rotazione, cioè la posizione di A' dipende dal centro di rotazione e dall'angolo del quale ruoto. Ok? Come faccio a trovare A'? Beh, prendo, in teoria posso mettermi a fare così, prendo il punto A' come alla stessa distanza rispetto a O di A, e in modo tale che A', cioè nuovo punto, centro di rotazione, vecchio punto, A' o A, misuri l'angolo del quale voglio ruotare. È tutto chiaro? Data la definizione, posto voglio dire che la definizione è quella lì, cioè trovo P' in questo modo, andiamo a dimostrare che punti che si trasformano in questo modo si trasformano mantenendo le distanze, cioè questa trasformazione è un'isometria. Qui non c'è scritto che è un'isometria, è una proprietà da dimostrare. Per farlo ho bisogno di due punti a priori qualsiasi. Qualunque coppia di punti io prenda, ruoto questi due punti, i punti nuovi che trovo, A' e B', stanno tra di loro a una distanza che è la stessa a cui si trovano A e B. Se questo succede, se riesco a dimostrarlo per qualunque punto, allora ogni volta che faccio una rotazione ho un'isometria. Cioè ruotando, d'altro canto, è esperienza comune, se prendo un oggetto e lo ruoto, le dimensioni dell'oggetto rimangono inalterate. Okay. Però questa è una proprietà che si può dimostrare. Tutto chiaro? Teorema, la rotazione è un'isometria. Cioè, ipotesi, dato il centro O e l'angolo alfa di rotazione, prendo due punti qualunque del piano, la rotazione di centro O e angolo alfa manda A in A', B in B', e allora tesi AB è congruente ad A' B'. Tutto chiaro? Allora facciamo un disegno. Supponiamo che il nostro centro di rotazione sia questo. E qui ho A e per esempio qui ho B. I miei due punti sono A e B, sono quelli lì. E li scelgo senza particolare attenzione, due punti qualsiasi. Allora, per trovare A', la rotazione di centro O e angolo alfa manda A in A'. Per trovare A' cosa faccio? Beh, posto che ho fissato l'angolo, che attenzione per A e B deve essere lo stesso, allora costruisco il segmento OA e prendo l'angolo che mi interessa, quindi più o meno questo è A', ruota dell'angolo alfa. Ok?
Nello stesso modo ruoto l'angolo B, quindi costruisco OB e ruoto OB dello stesso angolo alfa e trovo B'. Anche questo è alfa, quindi AOA' è congruente a BOB', tutti e due misurano alfa. Devo dimostrare che questo segmento è lungo come questo. Ok? Questo segmento è lungo come questo. Tutto chiaro? Per far questo confronto i triangoli AOB e A'OB'. Questo triangolino e questo triangolino. Ok? Questi hanno il segmento OA congruente a OA' per ipotesi. Questi due hanno OA congruente a OA' per ipotesi, perché A' è ruotato di A. OB è congruente a OB', sempre per ipotesi, perché OB è ruotato, OB' è ruotato di OB, quindi sono lunghi, hanno la stessa lunghezza. Per dire, se devo farlo su un foglio, prendo il compasso, lo centro in O, misuro A e lo ruoto, quindi la distanza è la stessa. Ok? L'angolo AOB, scrivo qua sopra, anche se dovrei scrivere sotto, AOB, quest'angolo, indichiamolo con il verde, questo angolo qui, come lo misuro? Beh, posso ottenerlo facendo A O A' tutto quest'angolo che misura alfa meno la parte B O A'. Mi spiego meglio. L'angolo verde è questo che è alfa meno questo. Ok? L'angolo verde AOB è AOA', l'angolo giallo, meno BOB'. Che è l'angolo in rosso. Ok? È tutto chiaro? Ma AOA' è alfa e quindi è identico a BOB'. Perché per ipotesi sono congruenti. Se B' è ruotato di B, l'angolo BOB' misura alfa. Cioè, anche quest'angolo misura alfa. I due angoli gialli hanno la stessa ampiezza. Ok? Però, quindi al posto di A o A' posso scrivere B o B' meno di nuovo B o B'. Ma se faccio B o B' meno B o A', cosa ottengo? Ottengo l'angolo A o B. A', scusate, o B'. B o B'. Tutto l'angolo verde meno l'angolo rosso, ottengo questo e quindi anche questo misura quanto quest'altro angolo verde. Di conseguenza gli angoli AOB e A'OB' sono congruenti. AOB'
B è congruente al primo OB'. Quindi per il primo criterio di congruenza, due lati e l'angolo compreso congruente, i due triangoli sono congruenti per il primo criterio. Se i due triangoli sono congruenti, anche il lato AB è lungo come il lato primo di primo. E il teorema è dimostrato. Tutto chiaro? No. Allora, facciamo così. Forse questo è più illuminato. Prendiamo un centro di rotazione, un punto qualsiasi. Lo chiamerà come vuole, non importa. Ok? E prendiamo un segmento CD che misura 3,03 unità. D'accordo? Vediamo se ho le rotazioni, dovrei averle. Rotazione. Voglio ruotare questo segmento rispetto a questo punto di quale angolo? 45 gradi. Dimmi l'angolo che vuoi, non ha importanza. Io tengo l'angolo ruotato. Sono più sicuro che sia ruotato. Beh, l'unico modo per farlo è verificare che CB e C'B siano della stessa lunghezza e che l'angolo CBC' sia 45 gradi, così come DBD'. Ok? Anzi, consideriamo prima le lunghezze. B, C, 5 e 13. B, C', 5 e 13. B, D, 7 e 32. B, D', 7 e 32. Gli angoli. Eccolo qua. C, B, C', 45. D, B, D', 45, sono sovrapposti, non li vedi, ma sono della stessa misura. Quindi il software ha lavorato bene, cioè ha mandato C in C', ruotando rispetto a B di 45 gradi, e D, ruotato rispetto a B di 45 gradi, va in D'. Se la distanza tra C e D è 3,03 unità, quale sarà qui la tra C' e D'? Unità. Perché? Perché un modo per vederlo è confrontare i triangoli CBD e C'BD'. Scusa, vediamo perché non lo fa. Ecco. Questi due triangoli sono congruenti, per quale ragione? Beh, abbiamo appena visto che questo segmento è lungo come questo, perché sono ruotati, questo segmento è lungo come questo, per la stessa ragione, e CBC', quest'angolo, ha la stessa ampiezza di DBD'. Ma i due angoli al vertice in B, DC'BD' e CBD, queste due fettine, questa e questa, li posso ottenere come differenza di angoli congruenti. Sono, uno è 45 gradi meno questa parte e l'altro è 45 gradi meno la stessa parte. Quindi, siccome sono differenze di angoli congruenti, tra di loro sono congruenti. E questo ovviamente rimane vero dovunque io piazzi CD.
posso cambiare dove voglio, proprietà identica. Quindi io nell'ipotesi devo sempre dare le condizioni della rotazione. Devi utilizzare le ipotesi, cioè il come costruisci. Perfetto. Devi sfruttare come costruisci i punti votati. E poi confrontare ad esempio gli angoli. Gli angoli che abbiano al loro interno, al loro contenuto, i lati che mi interessano, in questo caso CD e C'D. Ok? Tutto chiaro? Detto questo, quali sono le proprietà della rotazione oltre ad avere la proprietà di essere una isometria? Un altro pezzo di piano. Prendiamo una retta per due punti, una retta qualsiasi. Quindi sulla stessa retta prendiamo un terzo punto. No, scusate. E F e G sono allineati, stanno sulla stessa retta. Ok? I loro ruotati staranno sulla stessa retta o no? Sì. Perché? Perché se EG è lungo come EF più FG, la stessa cosa varrà per i loro ruotati, nel momento che la rotazione è un'isometria. Quindi prendo un altro punto, chiamiamolo H, e ruoto sia E che F che G rispetto ad H di un angolo, quello che volete voi. Rotazione di E rispetto ad H, non me l'ha fatta, ok, 45 gradi, no, ha ruotato il contrario, scusate, rifacciamo, rotazione, ecco perché il nome la seleziona. Torniamo in rotazione. Non lo vuole sapere. Ok. Ok. E è ruotato in E primo. Stessa cosa, F, vogliamo che vada dritta. F è ruotato in F primo. G ruotato in G primo, che sarà sopra, adesso abbasso un pochino, eccolo qua. Se adesso traccio la retta che passa per E ed F primo, dovrebbe passare anche per G primo. Quindi i punti allineati vengono ruotati in punti allineati. Ergo, la ruotata di una retta è ancora una retta. La dimostrazione di questo teorema è identica a quella delle geometrie precedenti. Qua appendo la proprietà dell'allineamento. Ok? Ultima cosa che vediamo oggi, la rotazione ha punti uniti? Ci sono punti che ruotati vanno a finire in se stessi? Solo il centro, se l'angolo è un angolo qualsiasi. Oppure i punti possono essere tutti i punti del piano se... se l'angolo di rotazione o è l'angolo nullo o è l'angolo giro. In quel caso
tutti i punti sono uniti e la rotazione diventa un'identità, cioè ogni punto va a finire in se stesso. Questo è abbastanza particolare, no? Ci sono rotazioni di angoli speciali che si comportano come se fossero delle identità, cioè l'intero piano va a finire in se stesso, ogni punto del piano, quindi tutti i punti sono uniti. Che cosa posso dire della rotazione di 180 gradi? Non solo, se la faccio due volte, ruoto più ruoto, diventa l'identità. Le trasformazioni che, se applicate due volte, okay, danno l'identità, sono trasformazioni particolari, perché la trasformazione e la sua inversa coincidono. Se ci pensate, no? Se io ruoto di 180 gradi in un verso o nel verso opposto, il punto di arrivo è sempre lo stesso. Se ruoti, per dire, di 180 gradi in senso orario o antiorario, arrivo nello stesso punto. Nel questo caso l'angolo di 180 gradi, ma anche la simmetria assiale è fatta in questo modo. Se da un punto prendo il suo simmetrico e del punto di arrivo prendo di nuovo il simmetrico, torno al punto di partenza. Quando questo succede, cioè se applico due volte la stessa trasformazione, si dice che è una trasformazione involutoria. La rotazione rispetto a un punto O di 180 gradi è involutoria, perché se la applico due volte, composta alla stessa, ottengo l'identità I. Ogni punto finisce in se stesso. Questo ovviamente accade solo se l'angolo è 180 gradi. Non è vero con una rotazione qualsiasi. È vero invece per la simmetria assiale. Ogni simmetria assiale è involutoria. Se faccio due volte il simmetrico, cioè mi metto davanti allo specchio, ho la mia immagine, l'immagine dell'immagine sono io. D'accordo? Penso che per oggi ci fermiamo qua.